Okay. Allora, c'è stato un problema con il tuo audio, non so quando, che quando tu parlavi, le persone che stavano su WhatsApp, no, su YouTube, non sentivano quello che Su dicevi tu. Facebook. Luca non si sente su Facebook. L'ho notato io quando ho visto una differita, due volte è successo. Quando Luca parla, il suo audio non si sente. No, Ma no, no, è che no, 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 non si sentiva quello che dicevi tu, capito? Ok, siamo tutti. Buonasera a tutti. Stiamo leggendo nel libro degli spiriti la domanda 496 che parla degli angeli, delle nostre guide, gli angeli custodi, come possiamo chiamare, spiriti protettori, familiari o simpatici. L'altra volta abbiamo letto la simpatia che loro hanno per noi, l'affetto, cosa significano loro, e dando continuità a quello che abbiamo letto, perché è abbastanza, cioè abbastanza lunga, abbiamo diviso le domande. E non vi scordate dell'acqua, concentriamoci su noi stessi, cercando di aprire un canale con la spiritualità maggiore, con la spiritualità superiore, con i nostri spiriti protettori, con i benefattori spirituali delle nostre case e di ognuno di noi. Chiediamo la benedizione di Dio. L'accompagnamento delle falangi di Gesù di stare qua con noi in questo momento. Chiediamo anche agli spiriti benefattori di magnetizzare queste acque con dei prodotti balsamici che possano portare la guarigione della nostra anima, che possano servire per ricaricare le nostre batterie in questo momento in cui stiamo passando queste crisi in generale. Chiediamo anche, Signore, che la trasmissione di questa sera possa portarci pace, amore, tranquillità e calma, pazienza e tolleranza nella vita di ogni giorno. Grazie. Allora, chi leggi tu, Luca, perché perlomeno sento la tua voce. Dice? No, ma l'altra volta si sentiva, settimana scorsa si è sentito, no? Facebook no, su YouTube sì, ma su Facebook la differita no. Ok. Simona, legge allora tu. Ok, leggo io. Lo spirito che abbandona il suo protetto, non facendogli più del bene, può fargli del male? I buoni spiriti non fanno mai del male, semmai lo lasciano fare a quelli che prendono il loro posto. E allora voi accusate la sorte delle disgrazie che vi accadono, mentre vostra è la colpa. Qua chiaramente loro non, sono i nostri angeli custodi e non ci faranno mai del male, ma quando si allontanano da noi per colpa nostra, perché noi abbiamo loro, è come il genitore, no? Parla una volta, parla due volte, parla tre volte, parla 10 volte la stessa cosa e un figlio non vuole sentire ragione, ma uno dice ok, mi lavo le mani. Fai quello che vuoi tu, ma poi non vieni a dire che la colpa è mia, che io ti ho abbandonato, che ti ho lasciato fare e cosa vale. Ti ho avvertito, ti ho fatto sapere di ogni maniera possibile immaginare che quella strada ti portava alla perdizione, al burrone che ti sarebbe fatto del male. Adesso non mi venite a colpevolizzare, ma loro, la verità, non si allontanano mai abbastanza perché sono sempre con noi. E ci dispiacciono che noi non li ascoltiamo. Questo è tutto. Ok, vai. 497.
Lo spirito protettore può lasciare il suo protetto alla mercé di uno spirito che potrebbe volergli del male? Ci sono degli spiriti malvagi che si riuniscono per neutralizzare l'azione dei buoni, ma se il protetto lo vuole, restituirà al suo buono spirito ogni forza. Può darsi però che il buono spirito trovi una buona volontà per aiutare altrove e in attesa di ritornare presso il suo protetto ne approfitta. Vuol dire, cioè, perché loro non stanno con le mani così, con i bracci incrociati. Loro stanno in attività continua, in tutto l'universo, in tutte le parti, sono chiamati ad aiutare. Ma se lo spirito protetto è stato, ha allontanato il suo spirito guida per colpa del suo comportamento, loro aspetta che o suo protetto li chiami un'altra volta, li chieda di aiutare o si senta in condizione di essere aiutato. Ma qua è sempre la nostra volontà, è sempre colpa nostra, non c'è niente da fare, è inutile mettere la colpa negli altri perché è tutto sempre colpa nostra. Ma non per sentirsi in colpa, mia colpa, mia colpa, no, non per fare questi sensi di colpa inutile, no. È colpa nostra perché siamo noi che decidiamo, il nostro libero arbitrio che decidiamo di accettare o no i consigli dei cattivi spiriti. 498. Quando lo spirito protettore lascia che il suo protetto possa fuorviare nella vita, si tratta di impotenza da parte sua a lottare contro degli spiriti malevoli? Non è perché non può, bensì perché non vuole. Il suo protetto esce dalle prove più perfetto e più istruito. Lo assiste con dei consigli attraverso i buoni pensieri che gli suggerisce, ma che sfortunatamente non sempre vengono ascoltati. Sono la debolezza, l'indifferenza o l'orgoglio dell'uomo che danno forza ai cattivi spiriti. Il loro potere su di voi deriva solo dal fatto che voi non opponete loro alcuna resistenza. Ecco. Sta già rispondendo a quello che abbiamo detto prima. 499. Lo spirito protettore è costantemente con il suo protetto? Non esiste nessuna circostanza nella quale, pur senza abbandonarlo, lo perda di vista? Ci sono delle circostanze in cui la presenza dello spirito protettore accanto al suo protetto non è necessaria. Infatti succedeva spesso con Chico il fatto di che Emmanuel, vedendo che Chico era tutto a posto, e poi ci stavano tanti altri spiriti a fianco a Chico Xavier, che non c'era, ciao André, che non c'era problema di lasciarlo solo, diciamo così, non era mai solo, ma di allontanarsi come spirito guida, perché lui doveva fare degli affari. Come lui ha detto, andava a prendere lezioni di Evangelo in qualche stella, in qualche pianeta del sistema solare. 500. Arriva un momento in cui lo spirito non ha più necessità dell'angelo custode? Sì, quando è in grado di gestirsi da solo. Così come arriva un momento in cui l'allievo non ha più bisogno del maestro. Però questo sulla vostra terra non succede. Perdete la speranza di comunque entrate. Perché sulla terra ancora non è un pianeta così elevato in cui non subiamo la influenza degli spiriti negativi e delle persone negative. E então abbiamo bisogno ancora su questo pianeta, abbiamo bisogno dei nostri spiriti protettori. Ma Kardec comunque era tipo Luca, faceva l'avvocato del diavolo, faceva delle domande trabocchette agli spiriti, perché lui era un professore, voleva capire cosa succedeva, perché accadevano queste cose, e voleva una conferma del mondo spirituale se quello che loro stavano dicendo era coerente con quello che avevano detto prima, con delle varie informazioni. Então faceva queste domande tipo incrociate per poter capire meglio. 501.
Perché l'azione degli spiriti sulla nostra esistenza è occulta? Perché quando ci proteggono non lo fanno in modo palese? Se voi contaste sul loro appoggio, non agireste da voi stessi. E il vostro, il vostro spirito non progredirebbe. Perché possa avanzare, gli ci vuole l'esperienza e sovente bisogna che l'acquisisca a proprie spese. Deve esercitare le sue forze, poiché senza ciò sarebbe come un bambino a cui non fosse mai concesso di camminare da solo. L'azione degli spiriti che vi vogliono bene è sempre regolata in modo da lasciarvi il vostro libero arbitrio, perché se non avete delle responsabilità, non procedete nel cammino che deve condurvi a Dio. L'uomo, non vedendo il suo sostegno, si affida alle proprie forze. Comunque, la sua guida continua a vegliare su di lui e di tanto in tanto lo avverte di stare attento a un pericolo. Vedi, qua è importante questa informazione, no? Perché noi diciamo, ma perché non ci fanno vedere che ci stanno aiutando e sembra che non c'è nessuno che ci aiuti? No, c'è sempre qualcuno che ci aiuta. E so che non vedendo mettiamo forza su noi stessi, se no facciamo come i bambini viziati, come ha detto qua, no? A chi non è stato mai insegnato come agire, come fare, perché i genitori fanno tutto per i figli, no? Danno tutto, basta che il bambino dica una cosa, ok, c'ha là già quel giocattolo, già là quel telefonino, quell'iPad, quella cosa, danno tutto ai figli. Nel momento che un figlio va a affrontare la vita reale, ogni volta si trova in difficoltà, perché non conosce, non sa come agire. Alle volte agisce pure sbagliando tantissimo, perché non è stato insegnato a cavarsela da solo. Perciò loro non si fanno vedere, ma ci sono sempre. Anche se non ci fanno vedere, sono sempre a fianco a noi. Perciò, ma ci lasciano solo perché noi possiamo esercitare il nostro libero arbitrio. 502. Lo spirito protettore che riuscisse a condurre il suo protetto sulla retta via trarrebbe per sé un qualche beneficio? È un merito di cui si tiene conto, sia riguardo al suo avanzamento, sia riguardo alla sua felicità. Egli è felice quando vede il suo impegno coronato da successo, ne va fiero come un precettore va fiero dei successi del suo discepolo. Ecco, non c'è niente da commentare qua perché è veramente così. 502a. È responsabile se non ci riesce? No, poiché ha fatto tutto ciò che dipendeva da lui. È la stessa cosa un genitore che fa di tutto perché suo figlio vada per la retta via, faccia le cose per bene, studi e raggiunga un grado di evoluzione personale bella e tutto. Ma se il ragazzo o la ragazza vogliono fare i delinquenti, non vogliono ascoltare quello che dicono i genitori, seguono delle brutte amicizie, cosa, per più che il genitore possa indicare la giusta strada, non è responsabile se loro sbagliano. Sarebbe responsabile se non li prendessi cura, non cercassi di insegnarli. Ma una volta che l'ha insegnato, ha detto come doveva fare, è tutto. Perché dice, come mai che brave persone, bravi genitori, alle volte hanno dei figli che sono scapezzati, non lo so come si dice, sono tutti così strani. Perché è dalla indole, del carattere di ognuno. E questo ragazzo che è ribelle, è venuto proprio in questa casa per imparare l'amore di questi genitori su di lui, solo che diciamo ancora prevale la sua natura ribelle che lo ha portato a questa incarnazione, se no non incarnava qua, incarnava in un altro mondo migliore. Ciao, pronto? Pronto, chi sei? Pronto, chi sei? Chi sei? Huawei, che non c'è un nome, ma c'è solo Huawei Smart. Vabbè.
Ok, vai. 503. Lo spirito protettore che vede il suo protetto seguire una cattiva strada, malgrado i suoi avvertimenti, non prova della pena e ciò non è causa per lui di turbamento alla sua felicità? Si rattrista per gli errori del suo protetto e se ne lamenta. Ma questa afflizione non è l'angoscia della paternità terrena, perché sa che c'è rimedio al male e che ciò che non si fa oggi si farà domani. Non c'è scappatoria, non possiamo scappare da quello che dal nostro percorso. Se sbagliamo qua, comunque dobbiamo ritornare per rifare. No, è meglio fare una volta sola, no? Non dover ritornare. Io odio dover, a scuola cercavo sempre di prendere i buoni voti e non rifare mai i passi indietro, assolutamente, perché mi dava fastidio dover ripetere tutto da capo. E così dobbiamo fare pure noi, cercare di non ripetere, per passare avanti, camminare avanti. Riuscire a passare l'anno, a superare l'anno, no? 504. Possiamo sapere sempre il nome del nostro spirito o angelo custode? Ecco, questa come domanda fate sempre tutti voi. Fate tutta questa domanda. Come pretendete di conoscere dei nomi che per voi non esistono? Credete forse che fra gli spiriti ci siano solo quelli che voi conoscete? È inutile, non c'è bisogno di cercare di sapere, non è una curiosità nostra, terrena. Possiamo avere questa informazione, ma a noi no, a loro non ci frega niente e a noi non dovrebbe essere di importanza capitale, perché a noi che ci interessa? Sappiamo che c'è il nostro protetto, che è vicino a noi, che è un caro amico, un grande conoscitore della nostra anima e che è sempre vicino a noi, che ci ama e che fa questo per amore. Allora, come possiamo invocarli se non li conosciamo? Dategli il nome che volete, quello di uno spirito superiore per il quale avete della simpatia o della venerazione. Il vostro spirito protettore verrà alla vostra chiamata, perché tutti i buoni spiriti sono fratelli e si assistono tra di loro. Date i nomi che volete, questo è benissimo. No? Date pure un nome di un spirito superiore, Arcangelo Michele, Gesù Cristo. Diamo un nome di qualsiasi cosa che vogliamo dare. È una questione personale di ognuno di noi. No? 505. Ok, 505. Gli spiriti protettori che prendono dei nomi conosciuti sono sempre realmente quelli delle persone che portavano questi nomi? No. No. Questo per voi dovete essere un punto fermo, capito? Quando dice Gesù Cristo, o mio spirito protettore è Gesù Cristo. Ragazzi, siamo... il mio spirito protettore è Gabriele, Michele, Raffaele, qualche cosa. Siamo razionali. Qua ti sta dando proprio la risposta. No. Perché a loro non interessa. Sono tutti fratelli tra di loro, stanno nella luce e per loro. Per noi è una questione pure di... Tipo così, chi è tuo spirito guida? Dimmi. Oh, mio Gesù Cristo. Wow, e tu? Vabbè, San Michele. Tipo così, il tuo è più grande, il mio è più piccolo. Yeah, questa è una cosa della nostra vanità, della nostra vanità, del nostro egoismo e orgoglio. Vai, Simone. Finisco di leggerla. No, ma sono nomi a loro simpatici e che sovente vengono per loro ordine. Avete proprio bisogno di un nome? Allora essi ne prendono uno che vi ispiri fiducia. D'altronde, quando voi non potete compiere una missione di persona, inviate un altro voi stesso che agisca a nome vostro. Ecco. La delega, la famosa delega.
Va per delega. Perciò, allora, mi vorrei fermare qua per sapere se avete delle domande particolari o qualche... Io ce ne ho due. Dimmi. Allora, mi sono fatta un puntino perché se no mi perdo, stavolta me lo sono ricordato. Allora, della domanda 499 diceva che, appunto, chiedeva se lo spirito protettore è costantemente con noi, no? Mm-hmm. Nella risposta diceva che quando non è necessario lui va a fare le sue missioni, no? Allora io mi chiedevo, se per esempio io sto dormendo, lui non ha necessità di stare con me, oppure lui può stare con me anche mentre io dormo? Domanda numero uno. Non dorme mai, nessuno dorme mai. Sì, vabbè, ok. Fisicamente il mio corpo dorme, cioè la mia anima no, ovviamente. Quando il mio fisico dorme, lui sta accanto a me o se ne va a fare le sue missioni? No, va a fare i giri con te, principalmente quando tu dormi. È quando dormiamo che loro agiscono di più, perché ci possono consigliare direttamente, ci possono parlare, ci possono fare delle portarci nelle scuole, o ci accompagnano quando noi andiamo per strade brutte mentre dormiamo. Lì loro lavorano di più do che durante la giornata. La giornata noi siamo praticamente vigili e possiamo decidere delle cose, ma quando dormiamo è quando noi ci liberiamo. Anche se loro sanno che io tipo sono una persona che i miei sogni non se le ricorda mai, sanno, cioè comunque... Lavorano con me. Il fatto che tu non ti ricordi non vuol dire che tu non stai, che non stai lavorando. Nessuno rimane a letto. Ecco, infatti, lei la volevo dire, cioè, noi non abbiamo nessun ricordo, almeno io non ho nessun ricordo. Non ricordo nulla. Ah, non fa niente. Tu non ti ricordi nulla, ma di lavoro le facciamo. O di lavoro o andiamo a fare scorribanda nei bordelli per gli uomini che sono attivi sessualmente e sono molto legati al sesso, a scampanata con gli spiriti della nostra stessa vibrazione. Facciamo un gruppo dei depressi, un gruppo dei rabbiosi, un gruppo dei ribelli. Andiamo con le stesse persone a cui siamo affine. Então, no gruppo dei ribelli siamo sempre arrabbiati con il mondo, con il governo, con cose, e stiamo quel gruppo là a parlare male di qualcuno. Nei depressi stiamo sempre, oh Dio, oh cielo, oh mare, sempre a lamentarci. Ci sta per tutto. Perciò noi chiediamo, quando andiamo a dormire, preghiamo. Chiediamo aiuto, chiediamo di essere accompagnati, di andare nei posti per imparare, nelle scuole del mondo spirituale, che andiamo spesso, principalmente chi fa un percorso spirituale e che sa che esiste questa possibilità, se chiediamo aiuto, noi andiamo a studiare nel mondo spirituale, a vedere altri mondi, a conoscere altre realtà che non conosciamo qua, a conoscere dei posti bellissimi di una bellezza unica che quando torniamo diciamo ma non mi ricordo niente, non ti preoccupare che la tua anima si ricorda, che poi improvvisamente tu sentire una cosa, ricordarti qualcosa, non sa da dove è venuto quel pensiero, è probabilmente venuto dal posto dove tu sei andata durante la notte, perciò non è importante che ci ricordiamo o meno. Quanto più noi ci approfondiamo negli studi, nelle cose, più ci ricordiamo. Perché andiamo, loro ci fanno ricordare perché è un momento di insegnare per la vita di ogni giorno. Quando invece quella conoscenza appartiene solo alla tua anima e per non interferire con il tuo progresso in questo mondo, con il tuo cammino che tu devi fare, comunque come scelta libera di spirito libero, con tuo libero arbitrio, loro non ti fanno ricordare solo le cose che possono essere importanti come un consiglio o una visione di qualcosa che possa aiutarci nel momento che stiamo vivendo. Ok, altra domanda?
Io avevo sempre la seconda e poi così mi tolgo dalle scatole. La domanda l'ultima che abbiamo fatto, questa qua, la 505 rispetto ai nomi. Mi chiedevo, allora, quelle persone che dicono di aver avuto la canalizzazione del loro spirito guida che gli ha detto il suo nome, mi chiedo, o se lo sono inventato o è perché no, alcune, appunto... Allora, la voglia di sapere chi è così grande che alle volte loro dicono qualche nome, sanno le tue preferenze, sanno che, per esempio, un prete può dire che ha visto Gesù Cristo, perché lui, c'è Gesù come suo mentore, come sua guida, è un prete, sta sempre a contatto con la figura di Gesù, então dice, ah, ho visto Gesù, e loro lasciano perdere, non è che si fanno problema di che nomina che sta... essendo nominato per conto di Gesù, della Madonna. C'è gente che dice, no, la Madonna mi ha parlato. Sì, ci sono spiriti di luce a forma femminile che sono grandiose, sono le donne che stanno nel piano spirituale, che sono già evolute, emanano un amore incredibile, di una bellezza spirituale incredibile, che si può essere confusa con la Madonna. Qualche angelo, qualche che ci sta questi nomi, perché in realtà l'angelo non esiste come angelo, come figura angelica, cattolica, angelica, sia ben chiaro, ma come è spirito superiore di luce, uno può dare un nome che vuole. E perché, come abbiamo già spiegato, i 72 nomi di Dio e i 72 nomi degli angeli, Anaela, Razaliel, tutti quegli altri là, rappresentano gli attributi di Dio. E loro, e questi spiriti di luce, agiscono come attributi di Dio, sono messaggeri di Dio e danno l'aiuto che noi che abbiamo bisogno. Ok? Okay. Domanda? Nessuna? Allora, continua tu. Volevo dire una cosa, un'esperienza personale per quanto riguarda il discorso del nome. Io penso che loro sono anche, ti danno la sicurezza, no? Sanno di cosa hai bisogno, secondo me, prima di tutto la fiducia. Perché, per esempio, io non ho chiesto il nome del mio spirito guida, ma si è presentato lui col nome. Presentandosi come, lui si chiama Marco ed è un bambino, nel senso poi vabbè è cresciuto, però è proprio perché io sono molto legata a bambini, capito? Nel senso, quindi non ha preso un parente o qualcuno o Gesù, se io a me mi diceva sono Gesù e dicevo sì vabbè, mi ha dato parte al cervello e smettevo, capito? ma ha saputo prendere, secondo me, loro sanno anche guidarti, sì. Quindi sì. A me la gente più che altro conosce Marco più che Gina, no? E tranquillamente, cioè, lui si è presentato con un nome. Così, insignificante, diciamo, tra virgolette. Però pure io ce l'ho, il mio si chiama Donato, no? Io mi sono messo pure in dubbio, ho detto, ma è sicuro che tu sei lo spirito guida mio, non è che sei un spirito che ti sta passando per un altro, sei un spirito basso, no? Aí lui mi ha risposto, con questo nome non credo, perché Donato, Diodato, sono nomi donato da Dio, no? E ho detto ok, grazie. Mi sono pure confrontata con lui dicendo, ma che caso, chi sei? Perché questo nome? Non sei vero? Perché ci sta sempre il dubbio, no? E lui mi ha risposto pure, che sono stata sgarbata, diciamo. Dimmi, Paola. Voleva dire qualcosa? No, ora vi sento, Luca. No, tutto ok. Anzi, buonasera a tutti, scusate. Ciao. Ok, allora continua. Ok, era la, mi sembra, 505, credo. No? Sì, no, 506 forse. Sì. Sì, 506. Allora, quando saremo nella vita spiritista, riconosceremo il nostro spirito protettore? Sì, perché sovente lo conoscevate già prima di incarnarvi. È un amico che ci segue da secoli, o è un amico, o è un parente che ci segue da sempre. Può essere persona che lo conosciamo già, o
gli spiriti amici che stanno lì, che ci danno una mano e che ci si è fatto conoscere prima che venivamo. Okay. 507. Gli spiriti protettori appartengono tutti alla classe degli spiriti superiori? Se ne possono trovare di livello intermedio? Un padre, per esempio, può diventare lo spirito protettore di suo figlio? Lo può, ma la protezione presuppone non solo un certo grado di elevatezza, ma anche un potere e una virtù in più concordati da Dio. Un padre che protegga suo figlio può essere lui stesso assistito da uno spirito più elevato. Então, vuol dire, non è che non può il parente aiutarci a essere i nostri spiriti guida, ma è più difficile, o è molto elevato, perché è già si è elevato già in terra, no? Già quando era qua e poi è completato, o è già elevato di suo, o in questo caso, quando non è tanto elevato, è assistito da un spirito protettore, da un spirito più elevato, perché così un figlio può identificarsi meglio con lo spirito guida. È una questione, è tutto girato a noi, perché loro fanno in modo che noi possiamo essere coccolati, aiutati, sentirsi sicuri, sentirsi, come ha detto Gina, sentirsi tranquilli e non avere dubbi, e essere guidati in maniera, perché ci conoscono come siamo fatti. Okay? 509. No, 508. Sì. Gli spiriti che hanno lasciato la terra in buone condizioni possono sempre proteggere quelli che amano e che sono a loro sopravvissuti? Il loro potere è più o meno limitato. La posizione in cui si trovano non sempre lascia loro ogni libertà di agire. Qua è la stessa cosa della domanda precedente. Non è che nessuno diventa buon'anima dopo che è morto. Diciamo buon'anima, no, nessuno è buon'anima. Siamo tale e quale, siamo le stesse persone che siamo qua. Solo che vedendo dal mondo spirituale, che ha attraversato questa soglia, dice wow, sono qui, allora era vero, la morte non esiste, wow, che devo fare? Io che sono una persona curiosa, andrei a curiosare per tutte le parti. Altri invece si spaventano, si sentono in difficoltà e possono chiamare gli spiriti protettori. Per esempio, un cattolico, o un buddista, o un protestante, un evangelista, che ne so, che disincarna, no? Chi è che incontra nel mondo spirituale? Una persona della sua fede. Perché non si deve scioccare nessuno. Non andiamo lì nel mondo spirituale a essere scioccati e essere presi di mira da chissà chi. Noi semplicemente siamo guidati in maniera delicata e in maniera serena, perché possiamo adattarci piano piano, tranne in alcuni casi quando le persone non hanno proprio preoccupato minimamente con la sua anima, non hanno mai, hanno vissuto sempre nella materialità, se ne fregavano proprio e basta, lì si trova un pochettino in difficoltà perché non sanno dove sono. Anche se gli spiriti protettori sono lì a cercare di comunicare con loro, ma loro hanno creato una barriera tra di loro, in se stessi, che impedisce che lo spirito entri in contatto con loro, fino a quando loro stessi non chiedono aiuto, come è successo a André Luiz quando ha chiesto aiuto e ha pregato: Signore, aiutami, fammi capire perché sono qui. Che cosa succede? Gli uomini allo stato selvaggio o in stato di inferiorità morale hanno anch'essi i loro spiriti protettori? E, in tal caso, questi spiriti sono di un ordine tanto elevato quanto quello degli uomini più avanzati? Ogni uomo ha uno spirito che veglia su di lui, ma le missioni sono relative al loro obiettivo. Voi non assegnate a un bambino che debba imparare a leggere un professore di filosofia. Il progresso dello spirito familiare
segue quello dello spirito protetto. Avendo voi uno spirito superiore che veglia su di voi, potete a vostra volta diventare il protettore di uno spirito inferiore e i progressi che voi lo aiuterete a compiere contribuiranno al vostro avanzamento. Dio non chiede allo spirito più di quanto non comportino la sua natura e il grado di elevatezza al quale egli è pervenuto. Dio non va contro le sue leggi, è tutto molto armonico, preciso, ordinato e di una perfezione unica, perciò tutto è in accordo con l'evoluzione di ognuno. Se noi mettiamo in testa questo fatto della evoluzione, della vibrazione, dell'energia che è come campo vibratorio, Einstein ne ha parlato, adesso la fisica quantica ne parla, no? delle vibrazioni, dell'energia, della gravità, di tutte queste cose. Quando le cose sono in armonia tra di loro e l'energia è uguale, è semplice, è tutto molto semplice da capire. Se noi abbiamo pensieri negativi tutta la giornata, la nostra compagnia di sera quando andiamo a dormire non sarà una compagnia gradevole, saranno le compagnie dell'energia che abbiamo creato durante tutta la giornata. C'è gente che dice, mamma mia, ho fatto una nottata con un sogno brutto, cosa va? Ma qual è stato il tuo pensiero durante tutta la tua giornata? In che cosa si è focato la tua attenzione durante tutta la tua giornata vigile, diciamo così? È stata positiva? Ti sei arrabbiato troppo? Ti sei connesso con dei pensieri negativi, pensieri di rabbia, pensieri di magone, di ingiustizia, di tante cose negative, no? Di dolore, di pianto, di disperazione, di tristezza. Quando andate a dormire, state sicuri che la stessa cosa troverete. Perciò dice che quando andiamo a dormire ci incontriamo con i nostri compagni. Sono i compagni che abbiamo chiamato noi. Noi ci secciamo da soli, portiamo in sfiga noi stessi quando facciamo questi pensieri negativi. E chiamiamo gli spiriti compagni della stessa energia. Perciò dobbiamo stare attenti, è un vigilare 24 su 24. Non possiamo lasciare abbassare un istante, perché basta che abbassi un istante che ci porti a scompire. È incredibile. E così funziona. Leggiamo fino a... Non lo so, andiamo avanti, voi mi interrompete se volete fare delle domande, ok? Bella, volevo chiedere una cosa, scusa, ma... Dimmi, Marisa. Se c'è un equilibrio però nelle leggi di Dio, cioè a volte non è che uno passa una giornata sempre nell'ingiustizia o nella rabbia, a volte si può passare una giornata perché uno sta male fisicamente, perché ha un dolore, e allora a quel punto lì deve sempre avere spiriti negativi, anche se non è una rabbia dovuta... Cioè qualcosa di diverso, cioè a allora nel dolore noi possiamo qualificare due tipi di dolore, no? Quando c'è un dolore fisico, no? Che fa male veramente, tu stai soffrendo per quello dolore, tu vai a riparo cercando della medicina o cercando delle cose. È chiaro che ti fa male, tu stai male. Io quando sto male sto zitta. Non mi lamento, non parlo con nessuno, diciamo così, ma mi passo tutta la giornata a vedere le conferenze che si fanno lì in Brasile, no? Perché non voglio pensare al dolore, sto lì a ascoltare, cerco di dormire e sto lì a ascoltare, perché so che quanto più mi concentrerò su quel dolore, più mi farà male. Non so se avete notato, quando per esempio avete un mal di dente o un mal di qualche cosa, o ti fa male un dito, o ti sei tagliato, o qualche cosa, no? Che ogni volta che tu ti concentri su quello, per esempio un taglio nel dito, cioè, che pulsa, no? Tum, tum, quel dolore, tum, 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 ti brucia, ti cosa. Ma se tu stai vedendo una cosa interessante, un film o una serie, o una cosa che ti prende, no? Tu ti scordi completamente del dolore. Tu non percepisci. Ma
Ma se viene, per esempio, se comincia la propaganda, no? la pubblicità, tutti pensano un'altra volta nel dolore. Comincia un film e tu non ti accorgi del dolore. Tutta la pubblicità torna il dolore. Capito? Siamo noi che scegliamo. Sì, però dicevo, se una persona passa qualche giornata che non è... No, non è che, no, è chiaro che no, perché ci sta, diciamo così, è la qualità del dolore. Questo volevo dire. È la qualità. Io mi sento male, mi fa male, ma so che questa prova la devo superare, perché so che è una prova. E cerco, Signore, e prego che mi passi velocemente questa prova, perché ho capito perché. L'importante è capire che cosa mi ha portato a questo dolore. E quando capisco, non c'ho più bisogno di questa prova, e il dolore se ne va. È chiaro che se sto sentendo fisicamente un dolore, è impossibile che io mi stia a fare pensieri positivi, tutta la giornata positiva. No, ma cerco di distrarmi, perché ho una opzione, ho una scelta, posso scegliere in come concentrare la mia attenzione. Então, já que eu sou que concentrando na minha attenzione su qualcosa che mi interessi, sentirò meno il dolore. Esatto. Então, cerco di fare, leggo un libro, leggo una cosa interessante, o vado a fare una passeggiata che mi distraga la mente, cerco di fare qualcosa in cui io tolgo la mia attenzione da quel fuoco di dolore. È la qualità del dolore che è importante, non è neanche il dolore in sé, è comprendere che quel dolore in quel momento era necessario. Questo è il problema. Anche se noi pensiamo un po' necessario, perché è necessario, devo soffrire? No, qualcosa ti ha portato a quella sofferenza. Adesso la sofferenza c'è. E questa sofferenza la dobbiamo superare, o con la medicina, o con i pensieri, o con il fuoco di attenzione. È chiaro, quando tu vai a dormire, tu non senti di più il dolore, perché stai lì che tu cerchi di dormire. Io quando tenevo un problema al braccio, che mi è passato dopo Paolo e Stefano, io mi stavo venendo una cosa che io dico che io soffro della malattia del contrario della depressione. Io sono troppo, capito? Alle volte dico il contrario della depressione sono io. Ma quando tenevo la periartrite che mi faceva un male cane, non riuscivo a dormire. Non riuscivo, erano giorni che non dormivo. E quando tu non dormi, è chiaro che io non so chi è questo Yuri Maggio, speriamo che sia una persona per bene, che le metta le cose. Vediamo. Ok, è chiaro che mi sono sentita scombinata perché non dormivo più di 3 giorni senza dormire, perché non c'era una posizione dove mi mettevo che non mi facesse male. In qualsiasi posizione mi giravo, il braccio faceva male. E io ho detto, Signore, non ce la faccio più, aiutami, devo comprendere qualcosa. E che cosa devo comprendere da questo dolore? E poi ho capito con il fatto di Paolo e Stefano, che vi ho raccontato già, che adesso non è caso di raccontarlo un'altra volta, e che ho scoperto, quando ho saputo quel fatto là, che era colpa della mia vita precedente, che sono stato un ebreo cattivo, maschio cattivo, che buttavo pietre in qualcuno, mai più, non ho avuto più bisogno di fare neanche trattamento, non mi ha fatto più male. Ma ho dovuto capire un attimino, e quello è stato il spunto per tradurre il libro, dove ho tradotto il libro Paolo e Stefano. E lì è stata la mia svolta. Ma alle volte dobbiamo fare un viaggio non solo interiore,
anche di altre vite, ma ci vengono rivelato quando noi chiediamo aiuto. Quando noi chiediamo aiuto, ci viene rivelato spontaneamente. Non c'è bisogno di nessuno che vada a fare che cosa, fare non, sa, non lo so. Non c'è bisogno di fare niente, perché ci viene rivelato. È fortissimo questo. Quando abbiamo fiducia e crediamo veramente e ci mettiamo nelle mani di Dio, ci viene rivelato tante cose. E il motivo di tante situazioni, sofferenza, dolore, ci viene rivelato. Perché i nostri spiriti amici, i nostri spiriti, i nostri angeli custodi stanno a fianco a noi, sono qui con noi e ci amano. E ci amano tantissimo. Perché ci amano? Perché rispettano il nostro dolore, sanno a fatica che facciamo qua. Perché loro hanno già passato per questo. Loro adesso stanno in una condizione migliore e sono nostri spiriti guida, perché sono già passati per quello che stiamo passando qua. L'evoluzione loro già è successa. E ci aiutano e ci rispettano perché sanno e quanto è difficile, ma che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare alla grande proprio. È una cosa che non c'è limiti a quanto possiamo evolvere, a quanto ce la possiamo fare e superare tutto. Ho visto Paola, ho visto la tua trasmissione, è stata magnifica, che tu, la tua spiegazione, la tua trasformazione è stato bellissimo e non è stato facile. No. È stato un dolore incredibile. Ma lo sai, io me la sono anche rivista per me. Uh-huh. E ti giuro che la considerazione che ho fatto, che non ho detto una bugia. Cioè, quello che ho detto... Lo sappiamo. È proprio la pura verità. È molto bella questa cosa. Me la sono rivista ieri pomeriggio, guarda. Uh-huh. E questo è benissimo, perché non... Vedi, è una trasformazione e è possibile. Ragazzi, è possibilissimo. Questo è il grande messaggio che ci dà, che questa filosofia, dottrina, come uno vuoi chiamare, non interessa, come dicono gli spiriti. Date i nomi che volete. O importante è che comprendete le cose. Oggi mi sono riguardata la vita di Kardec. Perché l'avevo già vista il film alla televisione, però l'avevo visto un po' così, che oggi pomeriggio me lo sono riguardato. E ti dico che mi ha molto colpito, perché comunque non ci si rende conto, si legge il libro, ma le difficoltà che quest'uomo veramente, per scriverlo, che ha passato, no? Voglio dire. No, e non c'era bisogno, perché lui era un professore esatto. Che era conosciuto, era bravo e è stato... E non era esatto. Meglio. Però proprio il suo sentire, proprio la perseveranza, il coraggio proprio di andare avanti. E questo sono insegnamenti, indipendentemente, sì. Proprio la fiducia, no? In quello che faceva. Sì. Ci ha messo pure i soldi, ci ha messo la vita. Tutto. Perché lui si è ammalato per l'olio che lui respirava quando scriveva. Scriveva, era le lampade a olio, no? Então, era vicino perché lui potesse vedere e che respirando quella chimica là l'ha fatta ammalare di più. No, è vero. Ok, qualcuno vuole dire altre cose perché sennò diventa troppo tardi. Non vorrei diventare... Io ci avrei un'altra domanda. Dimmi. Alla domanda 509 diceva che il grado dello spirito protettore è proporzionato a quello dello spirito protetto, no? E praticamente quando lui chiedeva se c'è un protetto è di grado inferiore a livello. Il suo protetto com'è, no? Allora io mi chiedevo, ma se il protetto non avanza, non avanza neanche lo spirito guida? Allora, no, non è che non avanza. C'è l'avanzamento comunque, niente è perso. Niente
è perso. Pure qualcuno che fa, chi rincarna e la sua evoluzione sembra che sia stata andata persa perché ha fatto tutto sbagliato, ha fatto tutto di male, tutto, comunque qualcosa lui ha imparato in quella incarnazione e la prossima farà diversamente. Oppure farà uguale, dipende, può passare pure 300 anni, 400 anni, 700 anni che lui è ancora così e continuerà così fino a che un giorno si scoccia e dice oddio, voglio cambiare questa situazione. Perciò dipende da tutto, ma lo spirito, ma comunque lo spirito protettore non ne risente, cioè non è no, che no, funziona, no, non è no. Che si eleva contemporaneamente, no? No, allora, no, okay. Là, un padre, detto come un padre, no? Che si dispiace, tuo figlio fa, ma non è che perde la posizione di padre, è sempre okay. Padre, no? Okay. Non è colpa sua che lo spirito non ha evoluto, assolutamente, non è così. Perfetto, grazie. Ok, qualcun altro? Allora, continuo. Ah? No, no, mi piace ascoltare, mi piace ascoltare. Mi avete già detto che... Sono timido, Luca. Allora, vai tu, allora, continua tu. Allora, 510, sì. Allorché il padre che vigila sul proprio figlio si reincarna, continuerà a vegliare su di lui? È più difficile, ma in un momento di scioglimento dei legami prega uno spirito simpatico di assisterlo in questa missione. D'altra parte, gli spiriti accettano solo missioni che possono assolvere fino alla fine. Lo spirito risponde a quella tua domanda di prima. Ah sì, lo spirito incarnato, soprattutto nei mondi dove l'esistenza è ancora molto materiale, dipende troppo dal suo corpo per poter dedicarsi completamente a un altro spirito, ossia assisterlo personalmente. Per questo, quelli che non sono abbastanza elevati vengono a loro volta assistiti da spiriti superiori, in modo che se uno si assenta per un motivo qualsiasi, viene sostituito da un altro. È interessante che c'è nel libro Libertazione, no? Che è stato tradotto ma ancora non pubblicato, che c'è questo incontro della mamma con il figlio, solo che il figlio non riesce a vedere la mamma perché è troppo nella negatività, è troppo, ha costruito una barriera su di lui. Che non è che lei non sia accanto a lui, lei è sempre accanto a lui, ma lui non la vede perché è una questione, come ho detto prima, di vibrazione. La sua vibrazione è molto bassa, molto materiale, che non riesce a vedere la mamma che già ha acquisito una vibrazione superiore. E a sua volta la mamma è assistita da uno spirito superiore a lei che lei non vede, perché lei non arriva a quella vibrazione, ma lei è assistita da questo spirito superiore. Então c'è tutta una gerarchia per poter che è logica, che è una questione di vibrazione. Se io vibro troppo basso, sono nella materia fisica. Se invece mi elevo un attimino, è la stessa cosa del ventilatore, no? Se è fermo, materia, fermo. Se comincia a girare, quanto più veloce gira, meno vediamo le palette del ventilatore, no? Ma ci sta lì, esiste. È lì, se tu metti il dito, ti tagli il dito. Ma esiste perché, tipo, si mette vibrazione una, no? Gira piano piano, tu vedi tutte le palette. Due, aí tu vedi già più veloce, vedi meno. Poi quando è velocissimo, è trasparente, no? Perciò quando è una questione veramente di vibrazione, e questa vibrazione funziona tanto come onda di energia, come fotone, come luce,
como valore, como luce, como energia. Então, questa onda vibracionale esiste, é física, é onda que, né, que estudia é física, lo sa benissimo, é astrobiologia, addirittura adesso c'è astrobiologia como matéria, é bellissima questa cosa, é, que é a combinazione della biologia com o movimento delle stelle, figurati, é bellissimo questa cosa. É, perciò, tutto ciò depende dell'energia in cui vibriamo, pure nel dolore. Okay. 511. Oltre allo spirito protettore, uno spirito cattivo è attaccato a un individuo con lo scopo di spingerlo al male e fornirgli l'occasione di lottare fra il bene e il male? Attaccato non è il termine esatto. È pur vero che i cattivi spiriti cercano di sviare dal buon cammino quando se ne presenta l'occasione, ma quando uno di loro si lega a un individuo, lo fa di sua volontà, perché spera di essere ascoltato. È allora che c'è la lotta fra il buono e il cattivo, e vince quello al quale l'uomo lascia prendere il predominio su di sé. È la stessa cosa. Quale lupo, a quale lupo do da mangiare, no? Lupo bianco o lupo nero? O buono o o male? A quello che tu dai da mangiare di più è quello che prevale. E se noi usiamo la nostra spiritualità per il bene, ma non il nostro bene personale, per il bene di tutti, noi alimentiamo la parte buona di noi. E la rabbia, la paura, il terrore e tutte la cattiveria moriranno di fame perché non li alimentiamo. È tutta una questione, è sempre comunque una scelta nostra, colpa nostra. Ok? Vai. Possiamo avere più spiriti protettori? Ogni uomo ha sempre degli spiriti simpatici, più o meno elevati, che gli sono affezionati e si interessano a lui, ma ne ha anche di quelli che lo coadiuvano nel male. Non c'è niente da spiegare qua, perché è uguale. È chiarissimo. 513. Gli spiriti simpatici agiscono in virtù di una missione? Qualche volta possono avere una missione temporanea, ma per lo più sono sollecitati dall'affinità di pensiero e di sentimento, tanto nel bene come nel male. Sempre l'affinità, sempre l'energia, la risonanza tra le cose. Adesso la fisica sta insegnando attraverso la fisica quantica e tutte le conoscenze scientifiche e delle macchine che fotografano, che fanno, che registrano le vibrazioni, è più chiaro che mai. Non c'è più quella cosa di uno, non ci credo. Tu puoi non credere, ma il fatto che tu non creda non vuol dire che non esista. Perciò non è indifferente che uno creda o non creda. È la stessa cosa che uno dice, mi dispiace se tu non credi, ma tu reincarnerà comunque. Diciamo non credo nella reincarnazione, non fa niente. Comunque ci vedremo nella prossima, perché tu reincarnerà comunque, indipendentemente, perché non dipende dalla nostra volontà. Noi siamo troppo presuntuosi pensare che tutto giri intorno a noi e al nostro pianetino. No, è tutto gira intorno dell'universo, è l'universo intero che gira. E c'è una legge unica, che è la legge di Dio, che è scritta addirittura nella nostra coscienza e è scritta nell'universo. E è immutabile, perché vale per qualsiasi mondo. Sono leggi fisica, biologica, chimica, di tutte le maniere, e valgono per qualsiasi mondo. Ognuno con la sua chimica diversa, ma le leggi sono sempre quelle. Perché se fossero mutabili, non ci sarebbe caos nell'universo, no? Che ogni cosa sarebbe come pensa o come sta di oggi, diciamo così, usando la forma antropomorfica di vederlo. No? Perciò è così. Allora vorrei fermarmi qua, no?
perché vorrei sentire voi, perché ho già parlato troppo, e poi volevo ricordare che Luca mi ha fatto ricordare che domani alle 21.30 sulla diretta Facebook del canale di Gina, dallo specchio dell'anima, che gentilmente ci concede di usarlo, no? Per questa diretta, Wagner parlerà domani, spiegherà come è la vita in una casa spiritica in Brasile, cosa si fa, cosa non si fa, cosa c'è da raccontare, e lui c'è tante storie da raccontare perché sono anni che lui lavora nello spiritismo e lavora in termini di assistenza, aiuto, aiuto agli spiriti cattivi, diciamo bassi, imperfetti, tristi, bisognosi di amore, e loro fanno lavoro proprio di disossessione, fanno lavoro con questi spiriti, e lui può spiegare come funziona, come è lì in Brasile, che lui è più degno per poter spiegare, perché lui è un attivo lavoratore. Perciò domani sera, se volete seguire. Non lo so, il fatto di cambiare orario, so che c'è gente che arriva dopo, no? Ma perché alle 21 penso che sia un orario, non lo so. Perché io comincerò le riunioni, ritornerò con le persone qui a casa, no? È troppo tardi poi per loro per tornare a casa loro, no? Che vengono da varie parti di Salerno e dopo la riunione devono ritornare a casa. Alcuni vengono senza macchina, vengono a piedi, anche se cerchiamo sempre di dare passaggio alle persone, ma con questo fatto della pandemia noi abbiamo allontanato un pochettino questo fatto. Ma vediamo che cosa succederà e decidiamo poi insieme a voi. Va bene? Qualcuno vuoi dare il suo contributo? Vuoi dire qualcosa? Vuoi... bravo. Dimmi. No, io ascolto Luca. Sì. Allora, io parto sempre presupposto che io adoro gli angeli e avrò scoperto comunque che gli angeli esistono. Sì, è un po', come si dice, scioccante, no? Nel senso. Però comunque sappiamo che ci sono degli spiriti, chiamali come vuoi, che comunque ti assistono sempre. Loro ci sono sempre vicini e ci amano. Sì, sì. Quindi è una cosa molto favorevole e che comunque ci aiuta anche a progredire, no? Ecco, sì. Quello dico. Comunque a me piace veramente tanto seguire questo studio, ok? E sono felice, di avere questa grande famiglia che comunque... Vedo che siamo molto uniti e vi ringrazio infinitamente. Grazie a te. Sì, sto qua che aspetto. Anch'io. Sto qua che aspetto. Vieni anche tu, Simo. Sì, ovvio. Dai, ok, perfetto allora. Chi più vuoi dire qualcosa? Priscilla, Andrea, vuoi dire qualcosa? Oggi non hai parlato proprio. Come va il lavoro? Ragazzi, Norma, dimmi qualcosa. Sì, allora, sì, non volevo disturbare. Chiedo scusa per il ritardo. Sono rientrata da poco a casa, quindi non ho seguito
non ho potuto seguire la prima parte, insomma, del vostro incontro e di ciò che avete trattato. Insomma, mi farebbe piacere, insomma, ringrazio Leila per darmi, per avermi dato questa possibilità di confrontarmi con voi e di su temi che di cui sono rimasta affascinata negli ultimi 2 anni e niente, quindi sto andando anche io avanti con la lettura dei libri di Allan Kardec, scritti da Allan Kardec, e niente, insomma, avremo modo di conoscerci, mi auguro di confrontarci su ho trattato, sì, dello spirito guida, e io ho provato e sono in contatto con il mio, già credo che sia così, sono certa, perché poi ho fatto altre esperienze in passato, quindi posso dire che ho il mio metodo per metodo che poi credo che venga usato anche dagli altri, e niente, credo nell'aiuto e nel sostegno dello spirito guida, quindi sono temi che sento e che mi appartengono già da tempo, e quindi avremo modo, insomma, di conoscerci meglio, insomma. Un piacere di conoscervi, anche se non vedo tutti, però insomma, metto anch'io la telecamera, il video. Zoom non l'ho mai usato, forse questo. No, allora noi siamo su YouTube, no? Che se tu pure vuoi. Ah, ecco, va bene. Io adesso sono su Zoom, veramente. No, siamo pure su YouTube. Ah, YouTube, perfetto, va benissimo. Uno può pure, perciò chi non vuole farsi vedere, tiene la telecamera e il microfono chiuso. Ah, va bene, sì, non va benissimo. Si fa vedere, perché comunque per la privacy, no, siamo tutti. No, va bene, io tranquillamente mi posso, ecco, sono qua. Piacere. Grazie, gentile. E niente, quindi insomma, soprattutto il fatto di parlare, come diceva, ci siamo sentite già con lei, la stessa lingua, lo stesso, non faccio fatica con voi, non farò fatica a farmi comprendere, ecco, perché comprendo, sì, quello che voi dite, e insomma, ed è un piacere, perché quando parlo con gli altri, per quando sono, cioè, poi non ti seguono più, non riesci più a me piacerebbe condividere con il mondo intero questa conoscenza, okay. Però non è possibile, quindi, un pochettino alla volta, un po' alla volta, sì, è vero. Emanuele Leiro, chi sei? Sei Emanuele o sei chi sei? Che sta qua? Sei sempre tu, Emanuele? No, sempre io, sì. Ah, ok. Da Londra, come sta lì il tempo? Buono? Sì, tutto bene. Oggi sono 2 o 3 giorni che sta facendo caldo, 20-30 gradi, che per gli standard inglesi è tanto. È caldo. Va bene. Vuoi dire qualcosa, Emanuele? Ma diciamo che ho un po' di confusione a volte sulle dinamiche, però forse è magari una domanda un po' lunga questa qua da rispondere. Sulle dinamiche dopo la morte, cioè nel senso, dopo la morte, da quello che mi ricordo, tu mi dicesti che tutti quanti passiamo prima per l'umbral. Più o meno. Poi alcuni credo vadano, diciamo così, nella, diciamo così, cosiddetto paradiso, credo, no? Mm-hmm. Poi come fanno alcuni spiriti, diciamo così, a diventare erranti sulla terra, tra cui anche spiriti possessori?
è che non sono andato da nessuna parte. Ah, ok. Loro rimangono dopo che sono morti, non si accorgono che sono morti, non si sono mai preoccupati di questo, okay. Non sanno che sono morti. Per loro è come se loro stessero sognando quella roba che stanno vivendo. Solo che più passi tempo, più loro si scordano, perché capito? Sembra che stanno veramente dentro un sogno. Sa quando facciamo un sogno e che noi cerchiamo di scappare o di fare o di cosa, o guardiamo una situazione, no? Quando loro si accorgono che sono morti, alle volte loro si arrabbiano, perché, no, caspita, e si sentono soli, no? E stanno attorno a noi, no? A vederci come una telenovela. Che será que fanno oggi? Vammi vedere, vado a vedere lì, vado a vedere. Perché sono, è come se fossero bambini, sai, che sono curiosi di vedere le cose, ma non se ne accorgono che non sono morti. Poi dopo, quando se ne accorgono, per esempio, quando facciamo le riunioni qua, no? Ognuno di noi, a casa sua, ci stanno un sacco di spiriti che non sanno che sono morti. Ma già, ascoltando quello che stiamo dicendo, ascoltando quello che stiamo imparando, imparano pure loro. E piano piano si apre una breccia in questa muraglia che loro hanno creato, solo loro stesso, dove gli spiriti protettori loro possono entrare e venire a ritirare loro da quella condizione. Então, perciò in Brasile si fanno questi lavori, di aiutare gli spiriti, come dice, a passare alla luce, andare nella luce, no? Che non sarebbe andare nella luce, sarebbe renderli coscienti, questo sarebbe, no? E poi cielo e inferno, come uno può dire, lo creiamo noi, siamo noi che creiamo queste, perché la mente nel mondo spirituale è creativa, creativa di materia, si creano i vestiti, il corpo, addirittura le forme animalesche, come nel caso dei licantropi, no? Dice, ho visto un lupo manaro, no? La forma, possono assumere forma di lupi manari, di lupi, di cani, di gatti, che ne so, di animali, possono assumere forme di animale per spaventare, o perché si identificano con queste cose, ma in realtà è la loro mente che crea, ma loro non incarneranno mai in animali, questo è poco ma sicuro, nessuno torna indietro nell'evoluzione, perché l'evoluzione è dalla pietra, dal minerale all'angelicale, dobbiamo diventare angeli pure noi un giorno. Antonio, vuoi dire qualcosa? Allora, innanzitutto vi voglio salutare perché sono 15 giorni che non mi collegavo e mi siete mancati. No, ne ho papà un'altra volta. E quindi, diciamo, c'è stato un periodo di rodaggio dal parto fino adesso, ma comunque tutto bene, ringraziando anche i nostri benefattori spirituali e soprattutto ho sentito molti di voi vicino. Io, vabbè, vorrei fare una marea di domande, ma in realtà ne faccio più che una domanda, faccio una mia considerazione, cioè, soprattutto riguardo all'ultima domanda che ha letto Simona sulla missione, no? Sul fatto, e questa è una cosa che mi interessa moltissimo, perché la domanda che io ti pongo è questa, e cioè è possibile che uno spirito protettore legato comunque a uno spirito protetto abbiano insieme, congiuntamente, una missione di un qualcosa che però magari lo spirito protettore ha lasciato incompiuto nella sua precedente incarnazione e che quindi per un fatto vibrazionale, cioè di essere affini, spirito protettore e spirito protetto, si congiungano queste affinità e quindi si procede ad una missione congiunta dove si risolve sia ciò che è rimasto incompiuto dello spirito protettore e sia ciò che invece è missione per lo spirito protetto. Non so se mi sono incartato, saranno le notti insomma che sono sveglio, però... Non so se ho detto la domanda. Io alla domanda mi rispondo personalmente e dico sì, però volevo sapere una tua opinione, una vostra opinione in merito. Allora, gli spiriti protettori e i protetti hanno una relazione molto stretta uno con l'altro. Alle volte sono amici di lunga data, sono genitori, padri. Per esempio, Chico Xavier teneva come spirito guida Emmanuel, no? Emmanuel
è stato il suo padre, è stato padre di Chico, l'una incarnazione in cui Chico era una ragazza, era una donna. Chico Xavier era una donna, e era Lidia, e Emanuele era suo padre, era Publius Lentulus. Nel libro A 2000 anni si racconta la storia di Publio Lentulus, che era Emanuele, questo senatore romano. E questo c'è in italiano, questo c'è in italiano. E Chico, prima di morire, ha detto che è una decina d'anni prima di morire, Emanuele non era più lì con lui, perché si stava preparando per reincarnarsi e Chico sarebbe stato il suo spirito guida a sua volta. Capito? E che si che sarebbe reincarnato in Brasile, a São Paulo, ma non ha detto chi era e come era, perché ha detto, se noi diciamo chi è il ragazzo che nascerà e che farà queste cose, lo guasteremo. Perché tutti gli spiritisti di tutto il Brasile andavano a correre lì a metterlo su un piedistallo, guastando la crescita e l'educazione di questa persona che dovrà essere una guida dentro lo spiritismo in Brasile. Sarà Emmanuel incarnato e Chico sarà il suo spirito guida. Vuol dire, è una missione che alle volte si rivesano. Che se, diciamo così, adesso vado io, dopo vai tu, ogni cosa che si impara, si cresce un pochettino e si amplifica la conoscenza e l'evoluzione. Come sono tanto Chico quanto Emmanuel, sono spirito di una certa levatura, no? Non sono così, non so, non è una leila comune così. No, è di una certa, assolutamente, no? Il mio spirito guida deve fare una fatica con me, no? Che penso che la prossima dirà, no, non lo voglio più questo, perché ho fatto troppa fatica con lei. Ma è sempre così, perché è un'evoluzione comune. E l'evoluzione, quando è così, che viene uno, viene altro e cosa varia, è un'evoluzione non per lo spirito, ma per il pianeta. È una missione per il pianeta, per la comunità, per la società dove vivi e per il pianeta, per elevare la vibrazione del pianeta, perché portano con sé l'informazione del mondo spirituale in maniera chiara, precisa e che... per poter salvare e aiutare tante persone. Então, loro è veramente missionaria queste incarnazioni così e con gli spiriti che si danno il cambio ogni volta. Ogni tanto succede così, ma sono spiriti di un certo tenore, non è un spirito qualsiasi, no? Non dicendo che gli altri non sono, ma... si vede, yeah, si, per la storia, per il frutto si conosce l'albero, no? Si vede, delle cose che hanno fatto, che hanno vissuto, che ci hanno tralasciato, si sa che è così. Penso di aver risposto la tua... 10, ti do 10, hai risposto perfettamente. Grazie a te. Dimmi, Rosario. Allora, tu hai detto che conosci il nome del tuo spirito guida. Come hai fatto e come si può fare? Lo vorrei conoscere, ma non tanto per... Io ho chiesto per rivolgermi, diciamo, col nome che magari... No, è perché stavo a mare, no? Quest'anno, alcuni anni fa, stavo a mare e stavo guardando quel bel mare e pensando alle cose spirituali nel momento della mia preghiera mattutina. E ho pensato, ma questo non è un pensiero mio. Ho pensato dentro la mia testa, ma questo non è un pensiero mio. Era troppo bello per essere vero, capito? C'era un pensiero troppo perfettino. Ho detto, ma questo non è roba mia. Ho detto, oh, tu spirito guida, ma chi sei, no?
Farmi conoscere, oh, sono 60 anni che sei, prima era meno, ma sono 60 anni che siamo insieme, fammi sapere qualcosa, no? Dicevo così. E aí ho sentito nella mia testa, sono donato, è detto, è loco, sono diventata, o è pazzia, o è qualche spirito basso che mi viene ad tormentare e farmi prendere una cosa per l'altra. Aí lui ha detto, aí ho detto, come so che sei veramente un mio spirito guida, o che sei una brava persona, che sei un bravo spirito? Aí lui mi ha risposto, con questo nome non potevo essere cattivo. Aí ho detto, ah, grazie, scusami, non perché donato c'è molto, c'è a vedere con la, nella lingua, né? Donato, dato, Dio, Deo dato, donato da Dio. E così, diciamo, ha fatto pure giochetto, non è che il suo nome vero è Donato, non credo che sia Donato, il suo nome spirituale sia qualsiasi cosa altro, che ne so. Per esempio, Emmanuel era Publius Lentulus, ha scelto Emmanuel dopo che è stato per tante incarnazioni, lui è stato prete, dopo che è stato senatore, è stato un schiavo, poi è stato un prete, poi un prete un'altra volta nel libro Renuncia ci sta, lui come prete, poi è stato sempre prete, perché dopo che ha conosciuto Gesù in Galilea come senatore romano e ha rifiutato l'aiuto, lui per secoli, per poter ricomporre il suo spirito delle cattiverie che ha fatto, delle cose che ha passato, lui ha dovuto 2000 anni di rinascita, per poter mandare e parlare di Cristo in maniera che lui non aveva capito prima, e Cristo l'aveva detto, se tu non accetti adesso a partecipare di questo cammino spirituale, si passeranno secoli, millenni, fino a che tu possa comprendere da capo tutto, che tu stai perdendo questa opportunità adesso. E lui ha perso l'opportunità, infatti 2000 anni sono passati. Vale la pena leggere il libro 2000 anni fa. C'è pure in PDF, che si può scaricare, ma c'è anche in italiano un libro cartaceo, una casa del Nazareno, c'è 2000 anni fa. È bellissimo e racconta la storia di Emmanuel, la guida di Chico. Quando tutto è cominciato, vuol dire noi possiamo sapere domandando semplicemente, non c'è che uno deve fare un rituale, una cosa e fare ta 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 ta, e da prega, no, basta che tu entri in connessione. Se la connessione è buona, se tu hai fai è giusto, un mondo spirituale ti risponde. Non che è giusto, ma nel senso che se tu riesci a connetterti bene, il mondo spirituale ti risponde. Loro rispondono sempre, alla grande. E quanto più tu studi, più preciso sono le risposte. È incredibile. Voi che avete avuto l'opportunità di sperimentare, lo sapete benissimo. Quanto più studiamo, più le risposte e la connessione è più precisa. E non ci sono dubbi, veramente, non ci sono dubbi, perché ogni giorno, è chiaro che non è che c'è una tromba, ta, 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 ecco un miracolo, ta, 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 ecco, no, nessuno sta a così, a fare una cosa eclatante, no, ci sono piccole, perché nel spiritismo non esistono miracoli, sono tutte spiegabili le cose che si chiamano miracoli, no, ma io chiamo piccoli miracoli, che avvengono ogni giorno. Alle volte è un amico, è una parola, è un figlio che nasce. Sono tanti miracoli che accadono nella nostra vita, ma noi diamo per scontato. L'altro giorno è mancato l'acqua per una giornata. Mamma mia! Quando è tornata, io ho ringraziato, sono stata sotto la doccia, grazie, perché noi non ci diamo conto delle cose che abbiamo ogni giorno e che diamo per scontato. È come se tutto fosse dovuto a noi. Noi siamo troppo presuntuosi.
compresa me, siamo troppo presuntuosi, non vediamo. Perciò la gente dice, ma come fai a pensare che tutto è una risposta? Sì, per me tutto è una risposta del mondo spirituale. Non esiste la differenza tra il tempio e la vita di ogni giorno. Per me tutto, come dice Emmanuel, tutto è il tempio. Non c'è differenza tra il tempio e l'officina. No, tutto è il tempio. Perché non esiste un posto lontano da Dio. Io dico sempre, non esiste un posto che non appartenga a Dio. Ha creato tutto. Scusami, E noi, come siamo suoi figli, noi abbiamo come eredità l'universo. Ragazzi, avete pensato questo? Se il nostro padre è quello che ha creato tutto, no? Io, la nostra eredità, qual è? È l'universo, è tutto. Então, abbiamo tutto a nossa disposizione. E questa è una cosa bellissima. E non lo so, o forse sono troppo pazza, penso troppo a queste cose, ma non lo so. Io me lo sento così. Che è una grande opportunità, è una grande chance che ci viene data di vivere su questo pianeta. No, noi ci diamo troppa importanza a noi stessi. È chiaro che non voglio l'autostima di nessuno andare giù. No, io dico sempre, io mi amo, io mi adoro, io non posso vivere senza di me. Sono tipo così, dobbiamo amarci, dobbiamo essere consapevoli di noi, non possiamo vivere senza di noi stessi. È importante, ma non dare quell'importanza, io sono medium famoso, io faccio questo, faccio quello. Divaldo, Chico, pure che stavo ascoltando poco tempo fa, Raul Teixeira, loro fanno guarigioni fisiche alle persone e non dicono niente a nessuno. Non dicono a nessuno. Prima perché sennò è una fila interminabile davanti alla porta che già ci stanno, già veramente. Ma non dicono a nessuno. Perché non hanno interesse in fare pubblicità di se stesso. Perché il lavoro non è nostro, il lavoro è di Cristo. Il lavoro non è nostro, niente di quello che facciamo è nostro. È stato tutto dato in prestito. Nosso corpo è stato dato in prestito, la nostra vita è stata data in prestito, perché noi possiamo compiere un nostro dovere. E qual è il nostro dovere? Progredire per, non solo per noi, ma per la collettività dove viviamo. È importante mettere sulla nostra mente questa idea di collettività. Ma collettività è nel senso che io, quando vado a fare la spesa, tratto bene la persona che ho davanti. Faccio le cose. C'è una cosa che Chico faceva, no? Che un amico suo ha notato e ha detto, vabbè, a questo livello non arrivo, io non ci arrivo. Che lui andava al mercato e prendeva un pomodoro buono, perfetto, e uno non tanto buono, e metteva nel cestino. Un buono e uno non tanto buono. Aí, o amigo suo ha detto, Chico, ma perché tu stai prendendo un pomodoro buono e un altro non buono? Ha detto, è peccato, perché se prendo tutti buoni, le persone che vengono dopo di me non trovano i pomodori buoni. A questo livello non ci arrivo. Sinceramente, io prendo i pomodori buoni, ma perciò non è che siamo, ci diamo troppa importanza a noi stessi, pensiamo che siamo chissà che cosa, non siamo nessuno, nel senso a livello spirituale, perché siamo ancora troppo arretrati, la comunità, le persone che ci a casa, e siamo a pisteggiare continuamente con marito, figlio, sorella, fratello, queste cose così. Se siamo ancora a questo livello di discussione con le persone che vivono con noi, che evoluzione c'è? Stiamo mettendo in pratica quello che stiamo imparando. Ah, ma è difficile perché quello mi prende, mi provoca. Lui ti provoca o tu ti lasci provocare? Che dipende da noi, siamo noi che scegliamo, la scelta è nostra, e se la scelta è nostra,
possiamo scegliere, la parola scegliere, com'è bello, perché tu hai la possibilità, hai la chance di scegliere che cosa vuoi fare, la possibilità di fare una cosa buona o di fare una cosa male, di contribuire per l'evoluzione dentro casa tua. La carità comincia a casa tua. Eu vado a distribuir alimento, fare coisa agli altri, quanto dentro casa minha, e eu sou um tirano e sou uma. Em Brasil se diz unha de fome, vou dizer. Avaro. Com imenso avaro, mas fora, largisco. É nó. A caridade comincia a casa nossa, com o comportamento. Que abbiamo visto que caridade não é dar só. È comportamento, è vita vissuta, è l'amore, è essere compagno. Perciò dobbiamo ragionare un pochettino prima di battere nel petto. Io faccio, dico cose. Non siamo niente, siamo solo strumenti. E come strumenti dobbiamo essere puliti. Perfetti no, perché la perfezione non è di questo mondo assolutamente. Dobbiamo essere perlomeno un pochettino puliti, un pochettino che cerchiamo di migliorare un poco. È chiaro che non diventeremo spiriti puri in una sola vita. È impossibile, perlomeno in questo mondo. Ma ci avviciniamo a un gradino in più. E poi non c'è una tabella di marcia, nessuno ti sta contando il tempo tuo, nessuno ti corre appresso per dire, ah, tu stai indietro, tu stai avanti, tu fai quello. No, non c'è nessuno che ci stia dicendo questo. Siamo, dove andiamo, andiamo, perché tutti arriveremo comunque, solo che io non posso pensare alla mia felicità se c'è qualcuno che piange a fianco a me. Se c'è qualcuno piangendo a fianco a me, come posso dire che sono felice? Dobbiamo aiutare pure loro che piange. A miglior maniera possibile, qua, dentro le mie possibilità. Nessuno sta dicendo che vendete tutto e andate a fare i poveri insieme ai poveri. No, dobbiamo aiutare dentro le nostre possibilità, di accordo con le nostre risorse interne e esterne. Ok? Leda, dove posso acquistare il libro che leggete? In qualunque libreria? Allora, il libro degli spiriti, il Vangelo, il libro dei medium e tutto il resto, ci sta alla Casa del Nazareno. Ti mando i link dove può trovare. Poi alcune librerie, la verità, la Feltrinelli teneva pure il libro degli spiriti, quelli della Casa della Mediterraneo non lo prendete, per piacere. Cioè, vi faccio vedere pure questo qua, perché a parte che è terribile con questa copertina, fa paura, che uno c'è pure vergogna di andare a leggere in giro, no? Anche se io ho fatto tutto, ho segnato tutto perché ho studiato, no? Então è pieno di segni che ho messo i post-it per tutti attaccati. Questo qua no, perché è della Mediterraneo e non è una buona traduzione né una buona edizione, molto vecchia. Ma questo qua da Casa del Nazareno, sì. Ma tu stai a Salerno, Rosaria? Io vivo ad Avellino, vivo. Ah, ti faccio avere attraverso Saverio, casomai. Ok, va bene. Va sì. Bene. Però posso, vado una volta a settimana, vado a Salerno, quindi... Ah, può venire pure, ci incontriamo. Tu sei a Salerno, allora. Ok, ragazzi, dopo ci parliamo queste cose. Vabbè, dettagli cose così. Volete dire qualche altra cosa? Leila, volevo dire una cosa a proposito di quello che abbiamo detto stasera. Io, facendo metafonia, mi hanno detto, insomma, chi sono le mie guide. Non è che io l'ho chiesto proprio espressamente, si sono presentati loro. E mi hanno detto che sono mio nonno, diciamo, principalmente, e poi mia nonna e la mia trisnonna.
E quindi questo un po' ritorna con quello che dicevi te, che alcune volte sono proprio anche nelle famiglie che... Sì, sì. Poi... no, non direttamente come figli, padri, madri, queste cose così, perché c'è la reincarnazione è troppo vicina e in genere ci vuole da 100 a 300 anni per una reincarnazione. E come è troppo vicino, è complicato che sia già in condizione di essere uno spirito guida, quando è troppo tipo mamma, figli, genitori e figli, no? È troppo vicino, ma nonna e bisnonni può accadere. Infatti, diciamo che mio nonno mi ha fatto capire che, perché io gli ho chiesto se lui era insieme a nonna, se vivevano insieme, un po' come il nostro Lar, diciamo. Uh-huh. E lui mi ha detto che no, perché nonna mi ha detto sta vicino a Dio, come dire che lei è più elevata. Tutti i libri, le femmine sono sempre, i mariti sono nell'umbrao e le donne sono già nel piano. Però devo dire che in effetti in vita mia nonna era già una persona, cioè lei aiutava tutti, era proprio, non perché è mia nonna, insomma, ma perché era veramente una persona buona, uno spirito buono, altruista, eccetera. Quindi l'ho rivista in questa cosa, diciamo, di essere uno spirito forse un po' più elevato di noi normali, diciamo così, ecco. E poi... Ok, sì. Sì. Però solo una cosa volevo chiedere. Va bene. Infatti, per non... che poi parliamo delle cose un po' così pure private e siamo in diretta, qualcuno può sentire e dice ma chi è che stanno dicendo questa roba? Allora, facciamo la preghiera. Vuoi fare tu, Luca? Come no? Oh, ok, Rosario, fatta anche già l'altra volta la preghiera. Ok, la preghiera, Rosario. Comunque, insomma, prego per appunto per tutti noi e tutti gli spiriti guida che insomma ci sono vicini e che possiamo appunto sentirli sempre, sempre più vicini. E poi, insomma, prego per mia figlia in modo particolare, che le venga data tanta luce, insomma. E che venga protetta, come vorrei io, come una mamma vorrebbe proteggere la propria figlia. E per questo, insomma, prego, grazie, amen. Grazie. Allora, ragazzi, chi deve uscire tranquillo, adesso chiudo la diretta e possiamo continuare. Okay.